Piacenza ha trazione anteriore non solo grazie alle due punte Cappellini e Caccia, entrambi in gol, ma per la spinta inarrestabile garantita da Di Francesco e Moretti, anche loro in gol, e sempre assecondati in attacco da Turrini. E il Padova, elegante nei singoli quanto inconsistente nel collettivo, a dir poco rassegnato al ruolo di comparsa. Due gol per tempo per il finale di 4-0 che, a causa della resistenza del Bari, non ratifica una salvezza già da tempo meritata. Dopo soli sei minuti l'1-0 di Caccia su angolo battuto da Turrini, che si ripete al 22esimo per il raddoppio di Cappellini. In avvio di ripresa il 3-0 di Di Francesco, mentre la firma del definitivo poker la mette Moretti con un tiro da manuale del goleador. Al presidente Garilli il questore ha negato l'emissione di 7.000 biglietti gratuiti. Non si capisce perché, e il presidente civilmente protesta dagli spalti vuoti. Sarà per la prossima volta. Sicuramente in questo momento noi un vantaggio l'abbiamo, perché 5 punti non sono poche due partite dalla fine. Però non dobbiamo mollare, perché il Bari non sta mollando e quindi dovremo tenere duro fino alla fine. Da Piacenza per la Domenica Sportiva, Pierpaolo Cattolini.